Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme un'altra ricetta estiva, fresca, per queste giornate di caldo. Oggi da me in Sicilia, io vi ricordo sempre che sono siciliana, abbiamo circa 43 gradi, quindi siamo praticamente quasi alla frutta. Il caldo ci sta letteralmente devastando, ma detto questo, io in questo periodo sto preparando tantissime ricette fredde, tra cui preparo molto spesso questa mia insalata di riso. Io non la preparo con il cogniriso perché non mi piace, preferisco prepararla con materie prime, insomma, fresche. Preferisco sapere, insomma, quello che vado a mettere. Quindi vi vado ad elencare subito gli ingredienti. Io ne preparerò un bel po' perché andremo a mangiare per 2 giorni. Allora, vi serviranno 250 g di riso, io utilizzo sempre il tipo Roma, 2 confezioni di tonno sott'olio, una confezione grande di sottaceti, io utilizzo questi a bastoncino perché a me non piacciono e non piacciono quelli a tocchettoni grandi, insomma sono 560 g e peso sgocciolato 2,70. Poi a piacere un po' di maionese, questa è quella della Lidl e a me piace veramente tanto, insomma è buona. Una mozzarella che è questa da 100 grammi, insomma quindi anche circa 150 grammi, io solo questa metterò questa. Dei funghetti sott'olio, questi sono dell'Eurospin credo, insomma è circa metà barattolo. Ops. Una confezione di würstel. Del prosciutto cotto a cubetti, questo è 100 grammi, dell'olio extravergine d'oliva e del sale che qui è quasi finito. Per prima cosa io vado a lessare il riso in abbondante acqua salata. In un'insalatiera abbastanza capiente io vado a sgocciolare sia i sottaceti sia il tonno. Ecco qui i sottaceti, io con l'aiuto di una forchetta li vado a tagliare. Vado ad aggiungere il tonno. Aggiungo anche i funghetti sott'olio che io sono andata a sgocciolare e a sciacquare leggermente sotto l'acqua per togliere appunto l'eccesso dell'olio di conservazione. Aggiungo anche i 100 g di prosciutto cotto, io avevo questo in casa però magari fatemene tagliare una fetta più spessa dal salumiere e fatela voi a cubetti che sicuramente sarà di una qualità migliore. Aggiungo anche i würstel a pezzettini. Aggiungo anche una mozzarella che vado a tagliare a cubetti. Un filo di olio extravergine, metto un filo di olio perché siccome io non vado a mettere troppo maionese, l'olio fa sì che, come dire, non venga troppo secca, ecco. E il nostro condimento è pronto. Nel frattempo io sono andata a lessare il riso. Io per l'insalata di riso, quando vado a scolare il riso, lo sciacquo velocemente sotto l'acqua fredda per far togliere quell'eccesso di amido del riso appunto stesso, in modo da non creare una sorta di pappone, insomma, da non farlo attaccare tra loro, da non far attaccare i chicchi tra loro. Vado ad aggiungere il condimento. E vado a mescolare. Aiutatevi con 2 posate per evitare di schiacciare troppo il riso. Ed ecco qui, la nostra insalata di riso è pronta. Adesso andiamo ad impiattare. Ecco il nostro piatto impiattato, io vado ad aggiungere un filino di maionese. E la nostra insalata di riso è pronta. Spero che questo mio modo di preparare l'insalata di riso vi sia piaciuto.
Se anche voi la preparate senza il condiriso o ne preparate altre versioni, fatemelo sapere con un commento. Io amo le insalate fredde e le paste fredde, insomma qualunque cosa sia fredda in estate. Quindi lasciatemi anche voi magari un commento qui al di sotto del video con la vostra versione di insalata di riso, con le vostre ricette, o addirittura scrivetemelo sulla pagina Facebook, Una Cucina Pasticciosa. Con questo è tutto, io vado a mangiare la mia insalata di riso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!